Allora, il Green Pass è importante. Se per caso si scopre che uno che ha il Green Pass non è esente da rischi per lui e per gli altri, lo rifà la vaccinazione. Ma se uno non ha il Green Pass, è certo che mi infetterà, capito? Io questo non lo voglio, no. Perché la mia libertà nasce dal rispetto di regole che sono state sancite dal governo e che devono valere per allora, tutti. Fatemi sentire un attimo l'elemento inglese. Lei è vaccinato? Sono affari miei, Ferrari. Complimenti. Complimenti. Spero che i suoi collaboratori escano dal giornale fino a quando lei non si vaccina o non dimostra di essere stato vaccinato. La informo, lei è pericoloso. La informo che io posso entrare nel mio luogo di lavoro se esibisco il Green Pass. Capito? Quindi come gli altri lavoratori, per cui il Green Pass non certifica la, non serve allora perché non ha il coraggio di dire che è vaccinato, non renderla pubblica, non renderla pubblica, e sono affari miei, forse ma lei si non vergogna sa. Di dire che è vaccinato. Si vergogna di dire che è vaccinato. Mi vergogno di quello che sta dicendo lei, che ignora la realtà dei fatti, inveisce contro dei lavoratori che lei dovrebbe difendere, data la sua storia. Mi stupisco che non lo faccia. E mi viene da pensare che con tutte le chiacchiere che fate col fascismo, non appena c'è un regime, siete tutti pronti a piegarvi e siete i primi a sostenerlo. Va bene, scusa. Ma questo mi pare eccessivo. Accusato persone sane di essere degli untori e ha detto che ci sono violenze. Deve parlare anche Caprariga, anche Martinelli, per cortesia. Tanto siete tutti della stessa opinione. Dibattito a due, per carità. Caprariga.